Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vi farò vedere tutto quello che ho trovato nel calendario dell'Avvento Essence. Questo è il calendario, dentro si presenta così, è veramente bellissimo, un calendario che mi è piaciuto tantissimo. Ho trovato al suo interno dei prodotti veramente carini, veramente interessanti, alcuni che mi sono piaciuti veramente tantissimo, altri magari li utilizzo meno, quindi sono stati meno utili, però devo dire che nel complesso sono molto molto soddisfatta. Quindi adesso ci trasferiamo sul mio tavolo e vi faccio vedere bene da vicino tutto quello che ho trovato all'interno di questo calendario. Questo è il calendario aperto, è veramente bellissimo, sicuramente l'avete già visto se avete visto il video sull'unboxing che avevo fatto prima di Natale. È veramente bellissimo questo calendario e devo dire che anche quello che ho trovato dentro mi ha dato molta molta soddisfazione. Partiamo subito con la casellina numero 1, è questa, e qui ho trovato una serie di limette in una, praticamente sono fatte in questo modo, è un cubo e sui quattro lati ci sono le quattro limette diverse, quindi tutte con ovviamente funzioni diverse, ed è molto carino averle trovate tutte in una. Quindi questa è una cosa che mi è piaciuta veramente moltissimo e quindi già dalla prima sono rimasta soddisfatta. Poi nella numero 2 c'era invece uno smalto molto carino, soprattutto se lo utilizziamo come base. Tanto guardate il packaging, che carino, perché ha comunque il disegnino natalizio, insomma, è veramente carino. E questo smalto personalmente lo utilizzerò come base perché è molto chiaro, però è comunque un bel colore, insomma, mi ha dato soddisfazione. Guardate che bello che è il packaging. Poi nella numero 3, questa, ho trovato un rossetto. Guardate anche qua il packaging, che bello, che ha tutti i pacchettini di Natale disegnati sopra. È veramente una cosa spettacolare. Questo è il rossetto, il classico rosso natalizio, quindi veramente veramente bello, fatto così, in questo modo. E anche questo, insomma, è comunque un colore che ho utilizzato e mi sono trovata bene anche come qualità di rossetto, devo dire. Nella numero 4, che è questa, ho trovato una cosa che poi non ho utilizzato, erano dei sacchettini per fare dei pacchetti regalo, fatti in questo modo. Molto carini tutti e tre, però devo dire non li ho utilizzati perché non ho regalato a Natale dei prodotti Essence, quindi diciamo che non ne avevo la necessità di utilizzarli, però non si sa mai che magari il prossimo anno mi possano servire. Poi nella casellina numero 5, che è questa, ho trovato una spugnetta per applicare il fondotinta. Anzi, in realtà sono due spugnette a forma di cuore e sono per l'applicazione del fondotinta. Molto molto carine anche queste. Nella casellina numero 6, che è questa, ho trovato un mascara, tra l'altro un mascara di dimensioni normali, quindi grosso, che è questo, ed è un Crazy Volume Mascara, quindi molto molto volumizzante, con questo tipo di pennello. È un mascara nero classico con un packaging molto carino, perché insomma color fucsia, quindi mi è piaciuto. Io non ho mai utilizzato i mascara della Essence, quindi insomma proverò per la prima volta ad utilizzarlo. Poi nella numero 7, che è questa, ho trovato uno smalto rosso, classico smalto rosso natalizio. Anche questo carino il packaging perché ha il cuoricino disegnato sopra. Questo è proprio un colore classico, un rosso che va bene per Natale, insomma. Poi nella casellina numero 8, questa, ho trovato una matita per gli occhi, una matita nera Kajal per gli occhi. Questa. Io utilizzo tantissimo le matite nere Kajal, quindi sono felicissima di averla trovata. Poi nella casellina numero 9, che è questa, ho trovato una cosa bellissima che mi serve tantissimo, che è il temperino per la matita. C'è il foro più piccolo e il foro più grande anche per le matite un pochino più grandi. E questa è una cosa che mi piace tantissimo anche perché è fatto in questo modo, quindi insomma di quelli che poi si possono svuotare, e mi piace veramente tantissimo anche proprio la forma.
Poi nella casellina numero 10, che è questa, ho trovato questo prodotto. Sono dei bigliettini da attaccare sul pacchettino regalo. Anche questi non li ho utilizzati per lo stesso motivo che vi dicevo prima, perché non ho fatto regali Essence e quindi non aveva senso ovviamente utilizzare le etichette e la carta regalo Essence. Comunque sono molto carine, sono queste, davvero molto molto carine e sicuramente se il prossimo anno dovessi fare dei regali marca Essence, ovviamente utilizzerò queste etichette e quei bigliettini scusate, questi bigliettini e quei sacchettini di prima, perché comunque secondo me sono davvero carini. Quindi insomma anche questo è un regalo che mi ha fatto molto piacere trovare qua dentro. Poi nella casellina, questa era la 10, nella casellina numero 11 invece ho trovato un burro cacao, guardate che bello il packaging, che ha l'albero di Natale, è veramente molto molto carino, è con olio di mandorla questo, è colorato, quindi è un burro di cacao, però dà una leggera colorazione rossa alle labbra, quindi è veramente molto molto carino, anche questo mi è piaciuto veramente tantissimo. Ho trovato una pinzetta veramente carina anche questa perché ha tutto il disegno sopra natalizio. Vedete, ci sono proprio i tre personaggini natalizi fatti così, ovviamente con la marca, poi la stellina di Natale. Insomma, anche questa è veramente molto molto carina. Insomma, mi è piaciuta tanto. Poi comunque io queste le utilizzo, quindi sono rimasta molto contenta. Poi nella casellina numero 13, che è questa, c'è una matita, ve la faccio vedere. Questa è una matita per sopracciglia che ha il suo pettinino qua e la matita di questa colorazione. Io devo dire che questa non la uso perché non ho l'abitudine di disegnare le sopracciglia, però comunque è una matita veramente molto bella, anche perché ha il suo spazzolino, pettinino incluso, quindi insomma è molto molto bella. Poi nella casellina numero 14, che è questa, ho trovato degli stickers per le unghie, che sono questi. Stickers per unghie, vedete? Molto carini, natalizi, perché c'è il pacchettino regalo, c'è il personaggio di Natale, c'è l'albero di Natale, c'è la stella. Insomma, veramente molto molto carini anche questi. E sapete che io ho tantissimi stickers per unghie. Se avete visto il mio video che ho pubblicato proprio qualche giorno fa dedicato all'argomento, sapete che ne ho tanti, quindi sono contenta di averli trovati. Poi nella casellina numero 15 c'era un altro smalto, questa volta un colore molto più scuro, un bordeaux molto scuro, quasi un color vino, tendente quasi al marrone, quindi molto molto scuro. Anche questo con il packaging natalizio, perché vedete com'è carino qua. E insomma anche questo mi è piaciuto tantissimo, vedete c'ha proprio l'alberello di Natale, poi qui i guanti tipici, insomma, è molto molto carino. Hanno un packaging natalizio davvero carino, secondo me, questi prodotti. Poi nella numero 16 ho trovato un prodotto, questo, che credo sia una cipria. Devo dire la verità, non l'ho mai utilizzato questo così bianco di questo colore. Questo qua credo che sia una cipria naturale o un opacizzante, un fissante, forse un fissante per il trucco, non lo so, non l'avevo mai utilizzato, quindi lo potrei provare. Anche questo comunque, insomma, sono felice di averlo trovato. Come vedete, ci sono dei prodotti interessanti perché non hanno la dimensione del campioncino, ma hanno proprio la dimensione quella grande originale, quindi sono veramente molto molto belli. Poi nella casellina numero 17, che è questa, ho trovato una crema mani, anche questa con il packaging assolutamente natalizio, guardate che bella che è veramente bellissima, cioè mi piace veramente tantissimo questa linea che hanno fatto così natalizia, davvero carina, penso che il prossimo anno comprerò di nuovo il calendario Essence.
Poi nella numero 18 c'era uno smalto di nuovo classico, come questo, vedete al pacchettino regalo. In questo caso mi sono accorta che hanno messo un doppione, perché è lo stesso smalto che era nella casellina numero 7. Quindi mi ritrovo due smalti uguali, però siccome sono due smalti piccolini, comunque insomma va bene, tanto io lo smalto lo utilizzo, vorrà dire che ne avrò due anziché uno. Mi incuriosisce sapere se magari è stato un errore del mio calendario e se in un altro calendario, nel numero 18, magari c'era qualcos'altro, oppure se sono stati fatti proprio tutti così, chi lo sa. Poi nella casellina numero 19 c'è una matita bianca per le labbra. È praticamente invisibile, trasparente, per fare una linea sulle labbra. Io questa non l'ho mai utilizzata, non l'ho ancora provata e devo dire che poi la proverò, sì, vedete, si può aprire così, la proverò e vi farò sapere. Non ne avevo neanche mai sentito parlare, devo dire, di questo tipo di matita, quindi insomma la utilizzerò e vi saprò dire come mi trovo e se ha una funzione particolare. Una matita trasparente per le labbra non l'avevo mai usata. Poi nella numero 20, nella casellina numero 20, c'era un rossetto con il packaging natalizio, anche questo, guardate che carino che è. E anche il rossetto era uno di quelli matte della linea Essence ed è un rosso bordeaux natalizio, veramente molto molto bello, vedete? Questo l'ho già utilizzato, ce l'ho in un video, anche se non ricordo quale video, però insomma è comunque un colore che mi piace molto. Poi la linea matte, insomma mi piaceva, ho già comprato altri due rossetti di questa linea, però fortunatamente non avevo preso il rosso, quindi adesso ho anche il rosso. Poi nella casellina 21, che è questa, ho trovato due elastici per capelli fatti in questo modo, uno un po' più piccolo e uno un po' più grosso, sempre sui toni natalizi, perché abbiamo l'argentato e il bronzo dorato, insomma questi due colori. Poi nella casellina numero 22 uno smalto di nuovo molto natalizio, sempre col packaging come sempre natalizio e dal colore assolutamente di Natale, perché è un dorato glitterato, è veramente bello anche questo, mi piace tantissimo. Poi nella casellina numero 23 ho trovato dei tatuaggi, praticamente quelli da fare con l'acqua, credo. Io non l'ho mai utilizzati questi tatuaggi, penso che siano quelli che si trasferiscono con l'acqua. Hanno dei disegni natalizi molto carini, si può fare il braccialetto, si può fare il ciondolo, l'anello, insomma sono molto carini. Non li utilizzo, devo essere sincera, però mi piace comunque molto il disegno che hanno. E poi nell'ultima casellina, che è la 24, ho trovato una cosa veramente meravigliosa. Quando l'ho visto veramente ero felicissima. Questo, che è uno specchietto, ma guardate che bello, perché è uno specchietto e poi ha incorporata la spazzola, quindi poi praticamente girate qua, premete verso l'interno e vi viene fuori la spazzola. Quindi avete specchietto e spazzola insieme. È veramente una cosa fantastica da tenere nella borsa, avere lo specchietto e la spazzola insieme, veramente meraviglioso. E poi ha un packaging di questo colore così sul dorato bronzo che è veramente bellissimo secondo me. Quindi quando l'ho visto questo prodotto ero felicissima ed è quello che ho trovato nell'ultima casellina. Questi erano i prodotti del calendario Essence, come avete potuto vedere sono tutti molto carini, molto interessanti, alcuni di più, alcuni di meno ovviamente, però comunque devo dire che nel complesso insomma è un buon calendario. Io vi do appuntamento alla prossima, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme e vi aspetto nel prossimo video, ciao a tutti!